Benissimo, abbiamo sentito cosa ci hanno detto gli analisti, abbiamo sentito i consulenti leader nel mondo del lusso, ora sentiamo la viva voce dei protagonisti. Sono veramente lieta di invitare sul palco Renzo Rosso, presidente, fondatore del gruppo OTB, per la prima volta qui ad Alfa Gamma. Prego Renzo. Only the brave. Allora Claudia ci stimolava ad essere creativi, ad essere a pensare al brand e Only the brave, devo dire, tu sei stato forse uno degli imprenditori più creativi. Nel 1978 hai creato Diesel, che è un brand di una rilevanza mondiale. Nel 2002 crei un gruppo che riunisce brand internazionale che è Only the brave, OTB, fatturato di 1.743 milioni, cioè veramente un gruppo straordinario, forse uno dei pochi gruppi italiani, un ecosistema molto peculiare. Hai sentito? Siamo piccoli. Siamo piccoli, possiamo sempre pensi crescere. Ai grandi giganti, siamo piccoli. Hai sentito tutti gli stimoli di questa mattina, ma è interessante sentire bellissimo, dal tuo punto bello incontro, dicevo prima a Mr. Lunelli, è bello vedere tutti questi numeri, come si muovono le categorie nei paesi, stimolante. Perché poi i nostri brand, ovviamente c'è chi va meglio o anche peggio, a seconda di quello che è la media presentata oggi. Però vedere questi numeri ti dà una profondità, perché le aziende devono fare dei programmi a lungo termine, quindi fare investimenti in paesi dove sai che l'economia nei prossimi anni va bene, sicuramente fa bene a saperlo, invece andare a fare investimenti in paesi dove le cose non dovrebbero andare così tanto bene, molto meglio girarli in zone molto più convenienti. Esatto, hai una varietà di brand veramente significativa: Gil Sander, Maison Margiela, Marley, Victor & Rolf, Diesel. Dal tuo osservatorio, come vedi il mercato e soprattutto come vedi il 2024, quali le tue, diciamo, i tuoi macro obiettivi per il prossimo anno? Ma allora, 24 lo vediamo bene, lo vediamo a doppia cifra, in crescita, speriamo nelle valute, perché per esempio quest'anno abbiamo preso una mazzata pazzesca con lo yen, noi esportiamo tipo 24% in Giappone. 24% quindi, in Giappone. Quindi saremo a crescita anche quest'anno di più di un doppia cifra, purtroppo per problemi di valutari siamo vicini alla doppia cifra o comunque in doppia cifra. E vediamo bene in genere tutti quanti i nostri brand, sì, nessuno escluso. Evidentemente ci sono delle aree, come abbiamo visto prima con Bain, che performano in maniera migliore, in maniera più stabile. America sicuramente stabile per noi, Europa potenzialmente piccola crescita, che sicuramente va molto bene tutto il mercato asiatico. Lì poi ci sono dei paesi eccezionali, vedi Corea, che prima viene citata come un paese che non sta performando, per noi è veramente forse il numero uno dei paesi in performing, Cina ovviamente, e poi c'è Vietnam che sta crescendo molto bene, la Thailandia che sta venendo su molto bene, adesso anche l'India, anche se soffre di infrastrutture purtroppo non felici, però è un paese dove l'economia sta veramente crescendo, e dopo ci sono i paesi del Middle East, cioè questi sono paesi dove in questo momento tanti investimenti si sono spostati. Io ero l'altro giorno a Dubai, guardavo la quantità di gru che ci sono, è imbarazzante, cioè proprio stanno costruendo in maniera incredibile, quindi tutto questo fa sicuramente aspettare che il business in questi paesi debba crescere molto bene. Si dice che uno dei problemi delle aziende italiane in generale sia un po' la dimensione, la difficoltà a in qualche modo esprimere, no? Una potenza di fuoco a livello internazionale. Tu hai costruito un gruppo grande, so che hai a cuore questo tema, quindi il fatto di poter agire con una massa critica determinante. Qual è il tuo consiglio alle aziende? Ma io penso che è fondamentale l'alleanza, è fondamentale l'alleanza, perché penso chi lo ha fatto, i francesi insegnano. L'alleanza ti permette di creare massa critica, ti permette di fare sinergia. Noi per esempio, anche se siamo piccoli, però abbiamo fatto sinergia con tante funzioni, quindi HR, legal, tax, logistics,
lo scouting degli store in giro per il mondo, l'amministrazione, quindi sono tutte aree che tu fai sinergia, quindi hai un abbassamento dei costi. E poi questo dal punto di vista dei costi di struttura, però pensa a fare essere gruppo, che sinergia fai quando vai a dialogare con i grandi players. Quando per esempio vai nei grandi mall, oggi ci sono dei gruppi che hanno comprato tutto, quindi tu non hai nessuna possibilità. E il fatto di essere un gruppo piccolo sì, però con delle caratteristiche molto diverse dalle aziende, quindi noi abbiamo puntato tutto sulla creatività, quindi siamo un gruppo veramente speciale, molto diverso, e quindi rappresentiamo una vera alternativa per quello che offriamo a questi grandi gruppi. Quindi i mall hanno bisogno di alternative, di brand alternativi, che fai fatica ad andare a dialogare con un grande mall se ti presenti lì da solo come un brand. Quindi andando lì fai massa critica, ovviamente devi tenere un certo standard. Io sto puntando soprattutto sul mondo del lusso. Il mondo del lusso è un mondo che non andrà mai in crisi, a prescindere dai numeri che abbiamo visto. La potenzialità d'acquisto è sicuramente molto molto alta. Poi il mondo del lusso ti permette una cosa fantastica, ti permette gli investimenti, ti permette la sostenibilità. Si è parlato molto poco oggi di sostenibilità, io penso che la sostenibilità sia qualcosa di veramente fondamentale. Il mondo Z è quello che guida oggi i brand, grazie a loro i brand loro vogliono un mondo sostenibile, perché la generazione tipo la mia abbiamo un po' distrutto questo mondo, quindi oggi puntiamo dobbiamo lavorare sul riscaldamento del pianeta, dobbiamo lavorare sull'inquinamento, dobbiamo lavorare sui materiali, fare il riciclo dei materiali, creare delle economie molto più sostenibili, e i Z andranno a consumare solo prodotti sostenibili. Ecco perché noi lavoriamo molto anche in comunicazione con loro, sono molto contento perché loro oggi rappresentano già per noi il 35%, e quindi 35% è tantissimo, per me vuol dire già cominciare ad avere messo la solidità, le basi per gli anni a venire. Quindi le aziende devono per forza fare aggregazione. Io sono stato molte volte anche al governo a parlare con loro quanto importante siano anche questi investimenti che loro fanno, che danno questi soldi. E gli hanno dati troppo così, questi soldi dati senza avere delle vere basi, cioè quando si danno dei soldi bisogna darli a chi è in grado di garantire poi uno sviluppo, un investimento, un ritorno. Questi soldi devono tornare indietro, quindi dare i soldi solamente giusto per dare non ci fa bene. Il mio consiglio era quello di legare la media grande industria, di collegarla alla filiera e dare i soldi alle medie grandi industrie, che dopo con il collegamento con la filiera portano a casa un risultato, ti garantiscono dei numeri, ti garantiscono che l'investimento verrà fatto. Dare i soldi così giusto per darlo non stiamo facendo molto bene. Io vedo, stiamo chiedendo, parlavo anche con Carlo Capasa di Camera Moda, abbiamo bisogno invece di avere degli investimenti veri, perché oggi se tu non investi in tecnologia sei morto, e la tecnologia è fondamentale, cioè la tecnologia soprattutto negli ultimi anni ha cambiato l'azienda. Le aziende oggi sono totalmente diverse da quello che erano prima del Covid, quindi ecco perché anche l'aggregazione, il gruppo dà un grosso aiuto. Io suggerisco veramente, le piccole aziende si devono per forza alleare, aggregare in medio i grandi gruppi, perché questo fa sinergia e questo fa sì che possano fare un modello di business. Oggi andare a aprire un negozio per un piccolo brand è impossibile, per quello che costa, non avranno mai uno spazio, non potranno mai usare la tecnologia. Poi parleremo anche di AI, è qualcosa di fondamentale. Ci arriviamo, perché è una domanda sulla AI, perché okay. Tu sei un esperto. Ma hai parlato di sostenibilità ambientale, certamente, ma sostenibilità anche sociale. So che ti sta molto a cuore il tema delle skills, voi avete fatto delle cose molto concrete, questo è l'anno delle skills, come ha detto il presidente Lunelli, ma voi 10 anni fa vi eravate già posti il problema di come sostenere le filiere.
Ci vuoi parlare di questo progetto? La sostenibilità è in genere, per parte per me, è innata, perché può essere nato in fattoria, quindi è un'educazione già fin dall'inizio data dai miei genitori. Però la sostenibilità è qualcosa che, come dicevo prima, deve per forza far parte dei brand. Noi siamo partiti sia con la sostenibilità, quella reale, quella concreta, dove si fanno 2000 tipi di operazioni. Oggi arriviamo ad avere quasi il 50% di collezioni sostenibili. Ecco, collezioni sostenibili, vedo tante interviste di miei colleghi, che sono veramente delle bufale. In realtà la sostenibilità vuol dire certificare. Quando io parlo di 50% vuol dire che riusciamo a certificare la filiera dall'inizio della materia prima fino ad arrivare al consumatore finale che quel prodotto è sostenibile. Quindi noi l'abbiamo fatto da tanto tempo che lo facciamo tutto questo, quindi siamo molto dentro sulla parte concreta, su quella dei materiali, siamo anche molto dentro su quella del sociale. Finanziario, perché avete... Siamo dentro sulla parte sociale, quindi abbiamo fatto audit su tutti quanti i nostri piccoli laboratori, le persone, le aziende che lavorano per noi, quindi siamo andati a verificare come loro lavorano, in che modo lavorano, perché è fondamentale, come vengono pagati, e quelli che e li educhiamo, chi vuole fare parte con la loro qualità, con la nostra educazione, il nostro mondo, quindi anche li finanziamo. E quindi questo l'abbiamo fatto proprio tanti anni fa, penso che riusciamo a finanziare questi piccoli artigiani con dei tassi che vanno adesso all'1% più il prime rate, l'Euribor, l'anno scorso eravamo al 0,8, quindi parliamo di niente quando queste realtà avevano tassi da strozzini tipo 12-13%, quando venivano considerati, perché molte volte non venivano neanche considerati. Quindi lavorando in questo modo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo una filiera incredibile, importante, legata a noi per quello che noi diamo, controlliamo come loro si comportano nell'educazione, nella qualità. E adesso la parte importante, quella più rilevante, ci stiamo anche legando, mettendo dei gettoni di partecipazione, che non sono gettoni come stanno facendo i francesi, che vengono qua, ci stanno comprando tutti quanti i nostri artigiani. Ecco, questa è una cosa che non fa bene neanche alla nostra economia. Io invece con il nostro gruppo abbiamo la filosofia di partecipare con i nostri artigiani, quindi mettiamo un gettone di partecipazione, diamo a loro quindi sostenibilità, educazione, finanziamenti, lavoro, tecnologia, e loro rimangono i padroni delle aziende, quindi sono loro che ogni giorno vanno, scalpitano, parlano col personale, portano avanti la bellezza dell'artigianato nostro locale. Dobbiamo pensare che l'80% della moda del lusso è prodotta in Italia, e io dico sempre il 50% della bellezza dei prodotti del lusso è fatta dai nostri artigiani, ovviamente l'altro 50% è fatta dai creativi, ma la manualità che esprime questo artigiano nostro è veramente qualcosa di incredibile. Straordinario. Bella questa vostra iniziativa e soprattutto questa valorizzazione della piccola imprenditoria, che poi, come hai detto, no, si lega molto a voi e quindi diventa anche, si crea un ecosistema. E stiamo dando anche visibilità. Adesso avevo presentato un progetto con il ministro Urso chiamato Made, per far vedere quanto belli sono questi artigiani. Uno dice: che senso ha che tu fai vedere i tuoi artigiani? Ha un senso pazzesco, perché oggi poca gente vuole andare a lavorare in queste piccole aziende, in fare questi prodotti. Quindi far vedere la bellezza di cosa vuol dire fare l'artigiano, e quindi lo stiamo mettendo nei nostri social, abbiamo fatto dei filmati, ma andiamo avanti della comunicazione, sta portando incredibilmente tanta gioventù ad entrare in queste aziende, e questa ancora una volta è come salvare il nostro territorio, come salvare questa nostra forza che abbiamo, che è veramente unica, che il mondo ci invidia. E mi fa piacere che tu lo dici, perché poi ne parleremo ancora nella panel session. Come dicevo, è l'anno delle skills e non è un caso, cioè questo sta diventando un tema pregnante, che è quello della valorizzazione dei lavori manifatturieri, e in qualche modo indicare una via diversa ai ragazzi. Ma come imprenditore
Renzo Rosso non ha fatto solo moda e devo dire che la Red Circle Investments in qualche modo si sta aprendo ad altri settori, come dicevamo prima, in fondo alta gamma è anche questo, no? Testimonia come l'alto di gamma, il lusso, la creatività si esprime in tantissimi settori. Che strade stai prendendo? Molto diversificate, non le voglio citare io, citale tu. Allora, io parto ovviamente con Diesel, nel 78 ho fatto un brand di abbigliamento che poi è diventato forse un rarissimo brand di un lifestyle unico al mondo, perché abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto borse, scarpe, orologi, abbiamo fatto gioielli, abbiamo fatto due Ducati, abbiamo fatto una Fiat 500, abbiamo fatto il passeggino, abbiamo fatto una compagnia aerea, non so se qualcuno si ricorda, Alp Eagles, abbiamo fatto carta da parati, abbiamo fatto mobili, mattonelle, pavimenti in ceramica, in legno, cucine. Una quantità incredibile di prodotti, quindi porta Diesel a essere veramente un incredibile lifestyle brand. Quindi grazie a Diesel poi il mio mondo, la mia mentalità è cresciuta, sono andato nel mondo del lusso che mi ha aperto ancora di più la prospettiva, perché come vi ho detto prima, avendo più margine hai più possibilità di fare investimenti, quindi investire per me oggi vuol dire due fattori, sostenibilità e tecnologia. E quindi andando nel mondo del lusso, io mi sono poi concentrato nel mondo del lusso, però ho una piccola holding di famiglia dove gestiamo tante, tante aziende, anzi mia moglie che è qui presente, che oggi le segue, sono più di 27 solo, e siamo in tanti settori, quindi io mi occupo sostanzialmente del mondo della bellezza esterna, quindi per me bellezza esterna vuol dire come tu ti guardi allo specchio al mattino. E dico sempre, cambiati pure due o tre volte quando non ti piace lo specchio, perché se tu ti senti figo quando ti guardi allo specchio, hai molta più energia quando dopo vai a lavorare. E dall'altra parte, quindi con la Red Circle, la società di famiglia, stiamo gestendo altri settori, quindi siamo entrati in una parte di bellezza interiore, che è il cibo all'inizio, quindi tu sei quello che mangi, e vedi a seconda di quello che mangi come proprio la tua pelle cambia, come le tue condizioni fisiche cambiano, come molto meno cure medicali hai bisogno. E dopo siamo andati in tante altre cose, quindi sicuramente l'hospitality, hotel, vino, sono un grande amante del vino, adesso stiamo creando qualcosa di unico, vorremmo fare una holding che si occupa unicamente del vino del lusso, andare a partecipare in tutti i territori, quelli nei terreni più importanti al mondo dove si possono coltivare dei prodotti veramente unici. Siamo nel medicale, siamo nella tecnologia, siamo adesso la tecnologia con Bending Spoon, H-Farm, sì, con bellissime aziende, bellissime aziende. Che a me piace far parte di tutte queste realtà, anche se non le posso seguire, però potermi sedere con loro una o due volte all'anno, capire loro come si muovono, ti dà una visione globale di come il mondo si muove, quindi è veramente interessante. Poi io dico sempre, quando mi siedo con una persona a un tavolo posso parlare di qualsiasi argomento, quindi grazie proprio a tutte queste esperienze che ho fatto, che sto facendo, e che poi uno pensa, ma come puoi gestire un'azienda di food, un hotel, un vino, gestire il vino, cioè l'abbigliamento, il lusso? È incredibile come c'è una sinergia a un certo punto che è uguale. Cioè io alla fine, la gente dice, ah cazzo che bravo, mi ha dato un consiglio incredibile. Io non ho dato niente, ho solamente portato la mia esperienza, la porto in un altro settore, perché poi alla fine il modo di fare business non è diverso da chi fa mobili, da chi fa cucine, da chi fa abbigliamento. Quindi devi solamente lavorare con farti entrare il DNA di cosa vuol dire entrare in un prodotto diverso e portare la visione, ovviamente grazie a... Io ho tanti creativi che lavorano con me, per cui penso che questa sia una grande fortuna. Penso che noi abbiamo forse proprio i best in class, forse il numero uno al mondo, a John Galliano, a questo ragazzo che abbiamo oggi che fa Diesel, Glenn Martin,
Quindi quando ti siedi con loro, con tutti questi creativi, loro vedono le cose in maniera diversa dalla gente normale. E per cui tu fai la stessa domanda a loro e ognuno di loro ti dà una interpretazione diversa. E quindi poi alla fine io faccio la mia interpretazione. Ecco, quindi pensate che il mio giudizio non è un giudizio sterile di uno che va al bar e sente o legge un articolo, un titolo di un giornale e dopo lo ripete come un idiota il titolo del giornale. No, è un giudizio dato da una ponderazione di giudizi fatti da persone che ho la fortuna di poter frequentare. Sì, però c'è anche la tua energia che è straordinaria, perché riuscire veramente a avere curiosità, riuscire a gestire settori così diversi è incredibile e sicuramente ti dà tantissimi stimoli. Uno di questi è l'artificial intelligence, alla quale tu hai dedicato tanto tempo, è la mia ultima domanda, ma qual è il tuo punto di vista sulla artificial intelligence che oggi viene tanto dibattuta, nel bene, nel male? Peraltro proprio la comunità europea, no, dibatterà l'Artificial Intelligence Act a breve. Qual è il tuo punto di vista? Eccezionale, fantastica, cioè una cosa veramente abbiamo bisogno. Pensate che cambiamenti potrà dare al mondo intero. Sono un malato, sono un fanatico di tecnologia, però l'artificial intelligence è qualcosa in più. Poi oggi siamo già nel Web 3, quindi non si parla più di un AI che tu gli chiedi qualcosa e hai un AI che partecipa con te nel fare qualcosa. Quindi questo è incredibile, per cui noi abbiamo fatto qualche settimana fa un incontro con Microsoft, anche con Bain, ho invitato 50 dei miei manager di tutte le mie aziende e abbiamo visto settore per settore, area per area, come possiamo implementare con AI, come possiamo lavorare meglio. Ecco, c'è molta gente che dice, ah sì, questa porterà via posti di lavoro, non è vero. Questa incrementerà posti di lavoro, ovviamente sono persone diverse che fanno un lavoro diverso, però pensate come le nostre aziende possono incredibilmente migliorare in ogni singolo reparto per quello che fanno. Io sto pensando al CRM, cioè io vedo un CRM totalmente dove io dialogo direttamente con il mio consumatore. Non so, pensiamo alla medicina, nel campo medicale, dove anche abbiamo investito. Pensate a un AI che ha tutto ciò che esiste, tutto ciò che è stato fatto, più quello che stanno facendo, e te lo elabora e ti tira fuori delle migliorie nel campo medicale incredibili. Ma come diceva mio padre prima di morire, diceva tu vivrai 120 anni, ma sarà così. Sarà così, cioè saranno dei cambiamenti così esplosivi. Quindi tutto questo è veramente a favore della comunità, perché avremo più tempo per noi, avremo più tempo per dedicarci a fare le nostre cose, più tempo per star bene noi, più tempo ovviamente anche per, ecco perché mi sto dedicando a investimenti diversi nel mondo anche del beauty, dell'health, cioè la gente ha voglia di star bene, ha voglia di far sport, ha voglia di sentirsi belli, cioè, e quindi non solo l'abbigliamento, ma anche tutto il resto aiuta per star bene. Benessere. Quando stai bene è figo, perché quando non c'è cosa migliore di sentirti bene. Cioè, quindi quando stai bene, anche se succede un problema, wow, hai l'energia per superare qualsiasi cosa. È stata una bellissima chiacchierata. Grazie Renzo per questa veramente botta di positività. Grazie davvero tanto. Bellissima. Complimenti. Bellissimo momento. Ma proseguiamo ora le nostre chiacchierate con altri protagonisti del nostro comparto e chiamerei qua sul palcoscenico insieme a me Alexander Bockel, gruppo LVMH, direttore métier d'excellence. Benvenuto Alexander. Prego, accomodati pure. Qua, come vuoi, qua. Perfetto. E quindi Angelo Zegna, Consumer and Retail Excellence Director di Zegna. Prego Angelo. Orazio Pagani, andiamo da un settore all'altro, settore completamente diverso, come Alta Gamma è, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, una delle imprese di automotive che ci rendono orgogliosi, per la prima volta qua con noi. Grazie Orazio, prego. E infine Kiss, prego
Allora, Kiss, abbiamo l'amministratore delegato del gruppo Florence, Attila Kiss, non mi fanno presente. Ciao Attila, prego, accomodati. Quindi abbiamo quattro settori completamente diversi e purtroppo non abbiamo il design perché Maria Porro purtroppo non è riuscita ad essere qua con noi per l'influenza che colpisce un pochino tutti oggi. Allora, intanto siamo un panel molto diversificato, io inizierei un po' da un settore che non è stato toccato fino ad oggi e quindi dall'automotive, che però è il settore anche più rilevante nel mondo del lusso perché in termini di volumi a livello mondiale è sicuramente il più grande anche rispetto ai personal luxury goods e qua insieme a noi abbiamo il fondatore di un brand straordinario, Orazio nasce in Argentina, approda in Lamborghini nel 1983, ma poi non gli bastava e quindi dalla Lamborghini ha voluto creare un proprio brand con una creatività ed una determinazione davvero unica. Nel 1991 fonda l'Orazio Pagani e quindi celebriamo i 25 anni. È chiaramente un socio alta gamma e oggi ti celebriamo qua sul nostro palcoscenico. Un brand, e poi ti passo la parola, che è sempre stato molto vicino al mondo dell'arte, della cultura, perché tu sei un creativo at heart, hai sempre avuto la creatività e la passione per l'arte, Leonardo è stato per te fonte di grande ispirazione e infatti si vede nel design di queste auto stupende di cui la Zonda è stata forse il più grande successo. Ma l'ultima, Utopia, l'hai presentata proprio qua, in questo teatro, nel 2022. Quindi raccontaci un po' di come è nata questa tua ispirazione, quali i vostri consumatori, abbiamo detto prima che poi i consumatori sono gli stessi e vanno da una parte all'altra, e quale per te lo scenario nel 2024? Allora, come è nata questa passione? Sono figlio di un fornaio, perciò vengo dall'Argentina, da un posto dove in realtà non c'era una grande cultura automobilistica, non c'erano fabbriche di automobili, però diciamo c'era qualche influenza attraverso riviste e lì vedevo, ho scoperto Ferrari, Maserati, Lamborghini, insomma fin da ragazzino c'è stata questa passione, poi questo desiderio di venire a Modena a lavorare e grazie appunto all'energia che avevano generato i fondatori, no? Come Ferrari, Lamborghini e questa gente che veramente è stata straordinaria. Perciò arrivare alla Motor Valley è stato una fortuna, un privilegio che ancora oggi insomma, ringrazio questa opportunità che mi è stata data di essere lì, anche se ho cominciato come operaio, ma è stato anche molto bello questo entrare qua in Italia. E poi l'influenza di Leonardo, anche lì l'ho scoperto fin da bambino, quando ero un bambino, e ho letto questa frase che l'arte e la scienza erano due discipline che potevano camminare insieme e ero diciamo un po' portato verso le materie artistiche naturalmente, però anche affascinato o incuriosito dalle materie scientifiche e quindi mettere insieme entrambe le cose è stato diciamo un po' portare avanti questa scuola leonardesca. Abbiamo creato questa compagnia, la Pagani Automobile, 25 anni fa. Prima la Modena Design, che era forse una delle prime imprese nell'investire nel campo dei materiali compositi, la Fiore Carbonio, quando nessuno ci credeva, questo lo facciamo già da diversi anni, e questo ci ha dato la possibilità di finanziare il progetto della prima automobile con dei grandi sacrifici, lavorando giorno e notte, sabato e domenica, in un gruppo di persone che ci stava tutto in una mano. E fino a presentare la prima macchina, ovvero la Zonda, nel 1999 al Salone di Ginevra. E da lì, pian pianino, c'è stata una crescita, imparare dai clienti, cercare di capire che cosa fa scattare in loro l'emozione al punto di farle spendere un sacco di soldi in un qualcosa che può essere considerato anche inutile, quindi ti devi impegnare veramente tanto nel trovare appunto questo che genera emozione, però dopo devi lavorare anche tantissimo su tutta la parte della tecnologia. Le nostre macchine sono
omologate in tutto il pianeta, cioè noi omologhiamo secondo gli standard più alti dell'America. Che è una cosa difficilissima, perché omologarle in tutto il pianeta significa passare attraverso dei test straordinariamente complessi. Ho avuto modo di visitare la tua azienda, che è veramente una visita incredibile, perché c'è una sensazione di tailor made, veramente di cura artigianale, unita ad una tecnologia pazzesca che vi permette di avere un'omologazione in tutti i paesi. E i vostri clienti sono internazionali, e tu mi dicevi molti americani, anzi la, una richiesta, diciamo, dall'America straordinaria. Diciamo che l'impegno così grande per una ditta che fa una macchina alla settimana, nell'omologare queste macchine, fare più di 50 prove di crash, conformarsi agli standard della California per quanto riguarda l'ambiente, insomma, anche grazie, devo dire, a questo nostro partner tecnico con cui quest'anno festeggiamo i 30 anni di collaborazione, che è la Mercedes-Benz, l'AMG, anche l'AMG, e quindi anche grazie a loro devo veramente tanto. Cioè, uno quando arriva, diciamo, ogni volta che si va avanti, che si fa un passo, non mi piace parlare di successo, però diciamo dei miglioramenti, devi sempre guardare indietro chi ti ha dato una mano, no? Chi ha creduto in te, e quindi io ringrazio sempre loro e anche altre compagnie. Comunque, tornando al tema dei 25esimo, quest'anno festeggiamo il 25esimo e abbiamo presentato appunto questa nuova macchina che stiamo già consegnando ai clienti. A che mercati andiamo? Andiamo 35% al mercato americano, perciò Stati Uniti, Messico in giù, Canada anche, e un altro 35% Europa, e un 15% Asia Pacifico, e il 10% la parte di Emirati, Arabia, eccetera, Medio Oriente. Quindi il mercato americano, quando fai una macchina nuova, come in questo caso con l'Utopia, poteva assorbire il 100% della produzione. Però diciamo che è meglio diversificare. Ma tu mi hai raccontato nella telefonata che abbiamo avuto che poi sono auto straordinarie, che io non avrei pensato, perché non è proprio il mio, che diventano quasi degli oggetti da collezione. Queste auto in realtà sono degli investimenti, sono dei beni rifugio, perché molti li acquistano e hanno un ritorno sull'investimento con un moltiplicatore straordinario. Che se vuoi dire... Vuol dire che questo c'è... Allora, non parliamo solo delle nostre macchine, ci sono delle Ferrari, Porsche, macchine di questo tipo, anche Mercedes, che hanno dei valori, hanno assunto dei valori notevoli, ma normalmente macchine che sono più storiche, diciamo. Però dalle statistiche che sono disponibili vediamo che le nostre macchine sono quelle che hanno un valore diciamo più alto degli ultimi 25 anni. Stavo guardando una statistica della settimana scorsa dove una vettura che noi avevamo venduto meno di 400.000 euro è stata venduta negli Stati Uniti a quasi 8 milioni, perciò un'altra ha fatto per 16, e fino a toccare per una su un modello 5 che è abbastanza iconico, diciamo per l'appassionato Pagani, una macchina che costava, mi sembra, 1.3 milioni, adesso vale più di 25 milioni, perciò questo è buono, è positivo per il cliente, positivo ovviamente per il brand, e fa sì che anche i clienti che magari anche le persone che non sono appassionate solo di automobili, magari si possano avvicinare. Noi ovviamente cerchiamo di dare le macchine a chi è appassionato, chi vive, chi fa partecipa agli eventi, insomma, perché c'è questa componente anche importante, che è quella di questa famiglia, insomma, Pagani, che si sta allargando sempre di più, però è buono anche che sia un bene rifugio. Certo.
Ed è interessante perché avete dei clienti talmente raffinati, talmente selezionati, che posso solo immaginarmi il vostro clienteling verso questi clienti, deve essere straordinario. E a proposito di clienteling, io passerei ad Angelo Zegna, che è Consumer and Retail Excellence Director di Zegna. Allora, innanzitutto Angelo, benvenuto. Sei appunto a capo della gestione di questi clienti excellence del vostro gruppo. Peraltro in precedenza tu hai lavorato anche per Bain, quindi voglio dire, tutto quello che abbiamo detto ti è molto noto. E io proprio su questo, sul clienteling, sull'evoluzione, sull'impatto che questo ha avuto guidato da te all'interno della tua azienda e comunque in generale, ti faccio la prima domanda. Come l'avete agito e perché per te è così importante? Innanzitutto grazie per l'invito, sono il mio primo osservatorio ed è un onore parlare vicino a un visionario come Russell. Abbiamo sentito parlare Renzo Rosso, abbiamo dei visionari in sala, quindi grazie per avermi oggi. Grazie a te. Venendo a noi al clienteling, ti ripeto e dico quello che ripeto tutti i giorni alla nostra forza vendita retail, ovvero che Zegna non è nel business di vendere vestiti, ma siamo nel business di costruire delle relazioni con i clienti. E quindi durante il Covid, come tutti, ci siamo chiesti che ruolo la tecnologia e il digital debbono avere nel creare questa esperienza del lusso. E la risposta è stata semplice, dal principio che ci ha guidati, che la tecnologia non ha senso se non rende la vita del consumatore più facile. Quindi intorno a questo, in successivi 3 anni, arriviamo ad oggi, abbiamo sviluppato quello che chiamiamo Zegna X, che è il nostro ecosistema digitale, che ha un solo obiettivo, quello di creare l'esperienza più personalizzata nel mercato del lusso, e ci arriveremo. Ad oggi si basa su 4 pillars. Uno elementare che hanno tutti, aver dotati i customer advisor, cioè i nostri venditori, con un'app che gli consente di contattare il cliente. Quindi 1300, li pensiamo come dei negozi indipendenti. Il secondo passo, che è stato importante, è stato quello di costruire un team di data scientist. Questi data scientist lavorano sul behavioral modeling, e quindi predicono i consumi che arriveranno dai consumatori. I due lavorano sull'intelligenza artificiale, che consente principalmente di aiutare la nostra forza vendita a contattare col messaggio giusto, il cliente giusto, nel momento giusto, col prodotto giusto. Il terzo pilastro è Zegna X, un configuratore che abbiamo lanciato poco fa a Milano e stiamo estendendo tutti i nostri flagship in giro per il mondo, che consente ai nostri clienti, quando entrano in negozio, di visualizzare più di 49 miliardi di combinazioni di looks. Il quarto, secondo me, è più importante, perché non c'è un'esperienza personalizzata senza la presentazione del prodotto, a che fare con su misura. In Zegna siamo fortunati perché 50 anni fa mio nonno Angelo creò in qualche modo il su misura su larga scala, e oggi Zegna è l'unico brand nel settore che è in grado di creare ogni singola categoria merceologica sul su misura, sia casual che il formale. Quindi tutto quello che indosso oggi è fatto su misura. Questo è possibile farlo perché siamo verticalmente integrati. Quindi parlavamo prima di filiera, e Zegna va da, diciamo, dalle ship to the shop, cioè abbiamo la nostra terra in Australia e controlliamo ogni step della supply chain, il che ci consente di creare questa personalizzazione del prodotto e produrre vestiti in certe città in 2 settimane, ma in giro per il mondo in 4 settimane personalizzate. Quindi tutto quello di cui ti ho parlato, che è il clienteling, ad oggi genera il 50% delle nostre vendite in giro per il mondo. Quindi è il canale più importante di Zegna nel retail mondo, e in qualche modo penso sia il futuro. Siamo solo all'inizio. Complimenti, perché veramente dei risultati eccezionali. Peraltro hai detto da 3 anni, un applauso, sì, perché il clienteling solo 3-4 anni fa quasi non se ne parlava. In realtà, complice anche Covid, che poi ci ha spronato, no, in qualche modo ad attivare un clienteling diverso, specie sul cliente per esempio europeo, che in qualche modo era l'unico che potevamo raggiungere, ha mostrato delle potenzialità incredibili, e voi l'avete sviluppato in modo pazzesco solo 3 anni fa, quando peraltro ricordiamo che nel 2021 la vostra azienda si è quotata a New York ed è cambiata in modo sostanziale, no? Straordinariamente cresciuta, trasformandosi anche da un punto di vista di product mix, no? Dal formale al casual. E volevo farti quindi una seconda domanda su questa trasformazione, che è più stilistica e che riguarda quello che anche Federica diceva, io non lo voglio citare, ma io lo citerei, il quiet luxury. Questo quiet luxury che si sta
affermando, no? Vi sono molti brand anche italiani, da Loro Piana a Cucinelli, che stanno diventando degli ambasciatori di un nuovo modo di intendere il lusso in modo forse più sobrio e più autentico. È un approccio più casual e in voi questo è emerso in modo forte, ma con grande naturalezza. Diciamo che Zegni è sempre stato quiet, cioè da 113 anni che siamo quiet, quindi è un momento particolarmente favorevole per noi, in cui vediamo il mercato che si avvicina a quello che abbiamo sempre fatto. Ed è bello vincere quando vinci in casa, cioè è bello fare bene stando allo stesso tempo vicino al tuo DNA. Non sempre è stato così con noi, ogni tanto magari seguivamo qualche trend, e quindi col Covid ci siamo detti che Zegni non è moda ma è lusso, che è una distinzione importante. Cioè non seguiamo i trend, non scimmottiamo cosa fanno altri, ma siamo lusso. E quindi ci focalizziamo, la parola focus è importante, su prodotti iconici che dureranno nel tempo. E da lì la nascita della Triple Stitch, che ad oggi genera una parte importante del nostro fatturato. Ma questa rivoluzione, che perlomeno per noi è stata importante, che poi abbiamo lanciato con la quotazione del 21, in verità era nata nel 2016. Quando portammo a casa dal VMH Alessandro Sartori, che è il nostro direttore creativo, iniziò a creare quello che chiamiamo il casual luxury, luxury leisure da noi. E quindi piano piano abbiamo cambiato il prodotto, abbiamo cambiato appunto il contenuto, le scatole. Se entrate in negozio oggi di Zegna non lo riconoscereste, l'energia è diversa, il look e il feel è diverso. Abbiamo ovviamente dovuto anche cambiare location in cui andiamo ad operare, e ultimo la supply chain. L'overshirt che indosso oggi è fatta nelle fabbriche in cui facciamo il formale. Quindi questa trasformazione non sarebbe stata possibile non fossimo stati verticalmente integrati, non avessimo avuto la filiera di cui parlavamo prima. Poi ovviamente ci siamo dovuti adattare, quindi siamo andati ad acquisire delle realtà in categorie complementari. Col boom di queste scarpe abbiamo fatto gli investimenti ad hoc, tra l'altro con altri diciamo partner del Made in Italy, due in particolare con Prada. Però questo per dire che non ci siamo svegliati un giorno all'altro dicendo ah, what if fossimo casual. È stato un percorso lungo negli anni che poi in qualche modo si è completato con la quotazione. E l'avete agito benissimo. Abbiamo dimenticato anche di sottolineare il fatto che oggi Zegna ha un fatturato di 1 miliardo e 500 milioni di euro e tre brand molto forti oltre a Zegna. Dobbiamo citare Thom Browne e Tom Ford Fashion, no? Quindi siete diventati un ecosistema, anche come tu dicevi, con l'acquisizione che avete fatto nel campo della filiera. Ritorna al tema della filiera, che un po' per tutti, peraltro per Zegna è sempre stato core, perché voi siete partiti un po' da lì, ma questo lo potenzia ancora di più. Torneremo ancora su, vorrei farti poi una domanda sul tema del purpose, che è sempre molto legato a questa vostra autenticità, ma passerei adesso a parlare di filiera, visto che ci siamo arrivati anche con Angelo, e ad Attila Kiss, amministratore delegato del gruppo Florence, vorrei chiedere prima di tutto una presentazione di questo gruppo, che è un giovane gruppo, è nato solo 3 anni fa, nel 2020, ma ha fatto molto parlare di sé. Dal 2020 al 2023 avete creato un aggregatore, una realtà straordinaria. Sì, oggi abbiamo parlato di diverse sfide. La sfida dell'incertezza, come affrontare l'incertezza, la sfida di come affrontare i temi della sostenibilità, della formazione delle generazioni future che devono portare avanti il Made in Italy. Sono tutte sfide che una filiera molto frammentata come oggi il Made in Italy sono molto difficili da affrontare per delle piccole aziende. Sì. E la nostra filiera è fatta di piccolissime aziende, no? Quindi questi sono i temi per i quali noi abbiamo pensato che fare un'aggregazione fra queste famiglie di imprenditori, che sono delle realtà locali nella provincia italiana, eccellenti tutti, però mettendosi insieme possono dare un servizio ai loro clienti, che sono i grandi brand italiani o francesi che siano, ma sono tutti, hanno tutti bisogno che questa filiera, in parte possono i brand portarla in casa perché fanno la verticalizzazione e fanno bene che la mettono più sotto controllo, però c'è una grandissima parte della filiera di qualsiasi brand comunque che rimane all'esterno, chi più chi meno.
E quella parte lì è molto rischiosa se rimane così fragile. E quindi l'idea era, se mettiamo insieme più imprese di eccellenza e questi imprenditori diventano soci fra di loro, allora insieme alcuni temi li possono affrontare insieme, altri no, perché ognuno il suo prodotto la conosce meglio di chiunque, lo porta avanti, quindi chi sa fare benissimo la maglia per un grandissimo brand, probabilmente quella maglia lì continua a portare avanti, certo, come la sa fare, chi fa il denim. Però hanno diversi temi che se l'affrontano insieme, allora si semplificano e si porta ad un livello sicuramente più elevato. E portandolo a un livello più elevato si possono, per esempio, accorciare i lead time della produzione perché si digitalizza. Infatti adesso ti voglio chiedere quali sono poi i servizi che offrite a questi 30 brand che avete aggregato. Loro sono diventati i vostri soci, però lavorate anche con 70 marchi che non sono ovviamente esterni. Sì, sì. I 30 sono le aziende che poi lavorano per clienti che sono molto diversificati. Quindi veramente una realtà complessa. Quali sono i servizi che offrite loro? Certamente alcuni sono di base, no? Ma altri, come dicevi, puntano anche all'accelerazione e ad accorciare. Portiamo avanti, intanto mettiamo più in sicurezza le singole aziende, quindi cambi generazionali oppure oscillazioni del tipo di prodotto. Quest'anno funziona meglio un prodotto, il prossimo anno, essendo parte tutti di un medesimo gruppo. Essendo insieme sono in un contesto molto più sicuro, no? Perché possono calare o aumentare il mix di una collezione e le singole aziende ne soffrirebbero, invece insieme si bilanciano. Però poi dobbiamo essere anche molto propositivi, perché vogliamo essere molto propositivi. Una delle sfide, per esempio, è accorciare i lead time nella produzione. Il lead time di una produzione è fatta di tempi di attesa. La parte effettivamente produttiva si misura in minuti, invece la consegna di un prodotto si misura in settimane. Perché? Perché ci sono una serie di passaggi, di lavorazioni, e in mezzo a questi passaggi ci sono i tempi di attesa. Se questo uno lo razionalizza e lo digitalizza, sicuramente si possono migliorare i lead time. Questo è uno dei modi di combattere l'incertezza sul mercato, perché il mercato, se incerto, ha bisogno di time to market più ristretto. Questo per dire un esempio. Un altro che penso che oggi vale la pena che io citi è la formazione. Affrontare la formazione nelle piccole aziende che sono da sole è molto difficile e si rubano fra di loro le risorse, ma fanno fatica a investire nella formazione. Affrontare la formazione in un modo più strutturato, organizzato, è la via che noi possiamo portare avanti. Abbiamo la caratteristica di queste 30 aziende, che sta anche crescendo il numero, quindi abbiamo una caratteristica di essere presenti sul territorio in un modo molto capillare. E quindi portiamo avanti un progetto di adottare localmente delle scuole, che poi gli ho dato un altro nome proprio per non rubarla ad altre perché gamma. Ci stava rubando il titolo, adotto una scuola, poi ti sei fermato. Mi sono fermato. Perché è la medesima iniziativa. Esatto. Dove però, secondo me, certo, magari c'è l'opportunità di collaborare, perché abbiamo l'opportunità proprio di essere molto capillari, essere presenti un po' in tutte le regioni italiane, e essere vicino alle singole scuole ITIS, IPSIA, che formano i ragazzi dai 14 ai 18 anni, ma noi andiamo addirittura anche nelle scuole medie per rinobilitare il mestiere dell'artigianato. E come vediamo, il tema delle skills torna prepotente. Lo dico perché avete creato un gruppo straordinario, il fatturato è di 650 milioni di euro, una realtà nata 3 anni fa. Se queste realtà fossero rimaste singole, no, disperse sul territorio, non avrebbero avuto oggi questo valore. E allora provocatoriamente ti faccio una domanda a cui puoi rispondere o non rispondere, ma non è che poi vendete questa realtà che è così bella, che si è radicata in Italia, che succederà? La nostra idea è ci facciamo accompagnare da investitori, e questo, certo, abbiamo già dei soci investitori, però i nostri imprenditori, quindi quelli che hanno contribuito entrando nel gruppo dell'azienda, la nostra caratteristica è questa proprio, che sono soci nella holding, quindi loro sono proprietari del gruppo.
Il nostro viaggio penso che ci porterà ad una quotazione in borsa, perché questi imprenditori hanno voglia di lavorare insieme fra di loro, hanno voglia di dare un servizio insieme. Quindi io vedo il nostro futuro, lo vedo come un public company che arriva a lavorare in un modo coeso. I nostri imprenditori non sono più soci nelle singole aziende, sono tutti soci fra di loro, hanno obiettivi quindi condivisi. Quindi questo è un vero gruppo, perché fra di loro sono intorno allo stesso tavolo, condividono il percorso, la digitalizzazione, la formazione, tutti i progetti di innovazione e la sostenibilità, gli investimenti, e quindi insieme possono, secondo me, sprigionare dei valori che da una parte servono ai brand, perché i brand danno molto più sicurezza sulla loro filiera, che oggi secondo me invece è un po' fragile, direi anche forse a volte pericolosa così per i brand. Quindi penso che questo è il valore che possiamo dare, e quindi pensiamo di andare a quotarci. Mi sembra una bellissima prospettiva. Come sentite, è un ingegnere, Attila Kiss, un ingegnere che però ha lavorato nella moda e quindi perfetto per questo ruolo dove veramente i processi, no? Il perfezionamento dei processi diventa essenziale. Quindi poi ti faccio ancora una domanda sulla sostenibilità, che è un altro tema ovviamente importante per voi. Ma passerei adesso la parola ad Alexander Bockel, direttore Métier d'Excellence di LVMH, che è volato fin qui a Milano e che ci parla di, anche qui, filiere da un punto di vista diverso. Abbiamo sentito Renzo Rosso con le iniziative che lui ha fatto come imprenditore per le filiere 10 anni fa, abbiamo sentito Attila Kiss che ha creato un gruppo di valore straordinario. Ora sentiamo invece un grande gruppo come LVMH che ha un focus peculiare sui métiers d'excellence. Ingegnere anche tu? Sì, certo, sì. Un altro ingegnere, formatosi ovviamente a Parigi, hai lavorato in Louis Vuitton, hai lavorato in Dior e quindi in qualche modo eri già molto a contatto con quella che era la manifattura, ma il vostro gruppo ha scelto di creare un team interno dedicato a questo, un team dedicato alla valorizzazione dei lavori manifatturieri, ce ne parli? Sì, già grazie per l'invito, perché sono molto emozionato di essere con voi. Siamo contenti noi. È un piacere. E devo dire che oggi abbiamo parlato di crescita, no? Single digit, double digit, speriamo double digit, ma oggi questa crescita si farà solo con i talenti adesso. E noi sperimentiamo, e penso tutti nel mondo, tensioni storiche sul savoir-faire e sui talenti. Quindi, voi sapete, tutte le nostre maison riposano alla fine su questa architettura di creatività e di talenti e di savoir-faire. Quindi, se vogliamo fare questa crescita, dobbiamo tutti alla fine spingere le formazioni. E il gruppo LVMH ha cominciato 10 anni fa, alla fine, per creare tutte queste formazioni con delle scuole partner un po' dappertutto nel mondo. Abbiamo cominciato in Francia, in Italia, nel Giappone, negli Stati Uniti. E quindi l'idea è di vedere come possiamo attirare le nuove generazioni, sì, e le persone in fase di riconversione professionale, che sono anche molto importanti, a venire a diventare talenti per le nostre maison. Quindi abbiamo cominciato a creare un istituto, che si chiama Istituto dei Mestieri d'Eccellenza, e abbiamo creato i primi programmi su questo, ha cresciuto, abbiamo adesso formato più di 2600 persone su questi mestieri, e era un inizio, diciamo. Dopo lavoriamo con tutte le nostre maison in fatto, che sono molto impegnate, no, su questa sfida che abbiamo, e qua c'è veramente un ecosistema di formazione che è nato, e tutte le nostre maison hanno delle scuole interne alla fine. Abbiamo fatto il conto, quest'anno ci sono 22 scuole interne che ogni giorno formano delle persone per creare un totale di... Quindi su 75 brand avete 22 scuole interne. Sì, sì, che fanno quasi 300 programmi di formazione nel mondo. Quindi una percentuale peraltro simile a quella di alta gamma, su 117 soci il 40% delle scuole interne, quindi veramente molto allineato. E anche il vostro scopo Italia è interessante per dare dei numeri. In Italia voi avete 6 marchi, quante persone
In Italia abbiamo 6 marchi, è vero. Straordinari, Bulgari, Fendi, Acqua di Parma, Cova, Berluti e Loro Piana e Pucci, molti dei quali sono nostri soci. E molti diversi e rappresentano 12.000 persone in Italia praticamente, ma oltre questo devo dire che hai parlato delle marche che abbiamo, no? Ma la maggioranza delle marche producono e sviluppano i prodotti qui in Italia. Quindi l'Italia è decisamente, assolutamente una patria del savoir-faire che è molto molto importante per noi. E oltre questo, devo dire che abbiamo parlato, no, delle piccole e medie imprese che sono indipendenti in Italia e che fanno la forza per me del tessuto italiano, che per me è veramente il vantaggio di questo paese, tutte queste strutture indipendenti che fanno veramente la Silicon Valley di questo paese. Per bello, me, mi piace veramente questa cosa, la Silicon Valley. Sì, è la vostra forza. E noi lavoriamo con 5.000 indipendenti, queste imprese che rappresentano... 5.000 indipendenti. Che rappresentano 200.000 persone che ogni giorno lavorano su un prodotto delle nostre marche. Quindi è molto, molto importante questa nozione qua per noi, e quindi noi siamo veramente impegnati, e io non faccio parte di una team business del VMH, sono sulle risorse umane, quindi a me il business posso quasi dire che non mi interessa alla fine, la cosa che mi interessa è creare il futuro di questi savoir-faire che sono la nostra cultura in Europa, in Francia, in Italia, e che fanno sognare anche all'estero. Ero la settimana scorsa a Shanghai, ho visitato tutti i stand alla CII, che era qua, era incredibile di vedere i cinesi affascinati per il saper fare italiano, francese, svizzero, che era di qua, e penso che è veramente la nostra forza, ma dobbiamo veramente impegnarsi su sostenere tutte le formazioni che abbiamo qua. No, molto interessante, e pensando al dato che hai dato, 12.000 persone in Italia, mi dicevi, leggevo in una tua intervista, che 7.000 sono dedicate alla manifattura. Queste sono una ratio che è importante tenere presente. Diciamo che la metà delle persone che lavora nel comparto dell'alto di gamma sono persone che lavorano in lavori manifatturieri. E qua cito il dato alta gamma, che però è quello che ovviamente ci guida, perché facciamo anche delle iniziative che sono mirate agli stessi obiettivi. Alta gamma ha fatto una ricerca con Unioncamere che determina che da qua a 5 anni il fabbisogno per tutti i nostri comparti sarà approssimativamente di 346.000 persone, solo una su due verrà trovata, cioè il 50% non si riesce a trovare, perché i giovani, come tu dicevi, sembrano non avere più vocazione per questi mestieri, e dobbiamo riportarli ad avere passione per questi mestieri. Questo non significa che non abbiamo bisogno di laureati, ne abbiamo bisogno tantissimo, ma l'unemployment rate al 20% significa che questi lavori sono importanti. Tony Belloni, il VMH, dice: gli artigiani sono la forza del nostro gruppo, e su questo voi state investendo molto, perché siete partiti dalla Francia, avete fatto molte iniziative in Italia, ma oggi il focus è anche internazionale. Ma è veramente internazionale su questo, perché le mancanze le abbiamo dappertutto. Hai parlato anche della customer experience, e abbiamo tanti bisogni, no? Anche di talenti su questa parte qua. Io volevo riparlare un po', sì, dell'importanza di valorizzare l'artigiano, i talenti che abbiamo, perché va bene nel mondo del lusso di valorizzare i creativi, che sono decisamente super importanti nell'ecosistema, ma io trovo che dobbiamo assolutamente adesso tutti valorizzare la posizione dell'artigianato in Italia, in Europa, perché alla fine, se vogliamo che i giovani siano attirati per questi mestieri, dobbiamo valorizzare le persone che fanno questi mestieri adesso. E allora mi devi aiutare, perché qua in Italia dobbiamo far sì che il nostro governo, una provocazione, faccia come in Francia, dove nel 2006, cosa ha fatto il governo francese? Ha riconosciuto a queste persone il titolo di... Ah, Chevalier des Arts et Lettres, come si dice? Cavaliere delle Arti e Lettere. Suona benissimo. No, ma questo è molto importante, perché da solito questo omaggio, come si dice, questa ricompensa... Sì, questa onorificenza data a queste persone. Era dato a delle persone che erano nell'arte, che erano giornalisti, che erano direttori di musei.
Quindi questi mestieri. Per la prima volta la Francia ha deciso, il Ministero della Cultura, di, accanto a questi mestieri, valorizzare la sarta, valorizzare quello che fa le scarpe, che fa la pelletteria. E una cosa che era molto emozionante per me, l'anno scorso, è una sarta da Dior che è stata nominata, no? che è andata al Ministero, e lei mi ha detto, oltre il mio riconoscimento, che è molto importante, la cosa più bella che vivo è che è il mio mestiere che adesso è riconosciuto come un mestiere importante in Francia. E io penso che questo è molto importante nell'ecosistema come messaggio che possiamo portare ai giovani. Questi mestieri sono importanti e sono pieni di opportunità. Assolutamente. In alta gamma Serge Brunswick, CEO di Fendi, è project leader di questo tema al nostro interno. So che tu collabori moltissimo con Fendi, quindi assolutamente siamo allineati e torneremo su questo. Dobbiamo tornare insieme dal governo per far sì che quel titolo, quell'onorificenza, ci possa essere un titolo similare anche qua in Italia per valorizzare i nostri artigiani. Tornerei adesso da Orazio Pagani, perché ci sarebbe tantissimo da dire, Orazio, però io vorrei provocarti con una domanda che ti hanno già fatto in molti. L'automotive sta vivendo un momento di trasformazione, l'elettrificazione e questo cambiamento legislativo. Che impatto ha? Che cosa ne pensi? Cosa state facendo in merito? Se devo parlare della macchina elettrica in generale, quello che, sì, mi vuole un mesetto circa per affrontare il tema. Se invece parliamo di quello che noi stiamo facendo, poi magari un discorso generale. Allora, noi abbiamo creato un gruppo di lavoro nel 2018 per affrontare il tema dell'elettrificazione. Dal 2018 state pensando. Dal 2018 abbiamo cominciato a Quindi a sto lavorare. Parlando con il massimo esperto. Come? Sei un esperto. No, diciamo che non abbiamo niente in contrario alla macchina elettrica, anzi stiamo lavorando, e poi il nostro partner tecnico per quanto riguarda la parte di motorizzazione, ovvero l'AMG, la Mercedes, sta investendo tantissimo in queste tecnologie e credo che nel 2025 saranno quelli che avranno la tecnologia migliore. E per noi, diciamo, può essere un'opportunità dal punto di vista del business. Anche se devo dire che in questi anni nessun cliente ha mostrato interesse, noi cerchiamo di capire cosa vogliono, cosa potrebbe effettivamente farle desiderare una macchina di questo tipo, ci proviamo e non c'è una risposta, non sono interessati a questo. Detto questo, diciamo, penso che si è creato molta confusione, no? Il fatto di che Europa ha deciso di dal 2035 dobbiamo andare verso le macchine elettriche, noi come piccoli costruttori non abbiamo quella limitazione, perciò per noi è anche una grande opportunità continuare a fare quello che stiamo facendo, però credo che l'errore, non posso affermarlo, l'errore di base sia stato quello di imporre la tecnologia che l'industria automobilistica deve utilizzare. Io credo che quello che deve essere imposto sono i limiti di inquinamento, non l'inquinamento della vettura, della singola vettura, ma del processo completo, no? Quello che è un po' anche il bilancio energetico. Quindi imporre questo in modo che poi la scienza, le fabbriche di automobili, le università, i centri di tecnologia siano loro a definire come rispettare, studiare come rispettare quei valori. Perciò non chiudere la porta alle tecnologie, ma aprire, diciamo, aprire delle nuove opportunità. E se poi pensiamo alla macchina elettrica in generale, credo che quando uno anche gira a Milano, nei centri dove c'è una concentrazione demografica molto alta, evidentemente la macchina elettrica può essere di grande supporto, però non è necessaria una macchina elettrica che ha 300 cavalli, 1000 cavalli, che accelera in maniera folle, bastano delle piccole macchine che abbiano un consumo limitato, potenza anche molto limitata. Pensa, noi abbiamo due macchine elettriche in famiglia, una Tesla, adesso ci è arrivata una Lucid, che è una macchina americana,
perché ha 1000 cavalli? Ma dove vai con 1000 cavalli, con un'accelerazione di 0 a 100 superiore a forse anche una Formula 1? Diventano anche macchine estremamente, credo, pericolose. Quindi la macchina elettrica sì, ma prima pensiamo come produrre l'energia in maniera sostenibile, e purtroppo solo col fotovoltaico o con fonte così, cioè, produrremo pochissimo, perché alla fine la macchina elettrica gira, ma la spina che ci attacchi deve essere alimentata da qualcosa che genera questa energia, e oggi l'energia la vai a generare con il petrolio, la vai a generare col carbone, con fonte molto inquinante. Purtroppo non riusciamo a generare più nemmeno con il nucleare, almeno qua in Italia, perciò niente in contrario, ma dobbiamo andare molto piano. Anche perché all'interno del settore dell'automotive, che ha un valore di 550 miliardi, no, all'interno del comparto dell'uso, ci sono varie diversificazioni, ci sono realtà che hanno scelto di andare verso l'elettrico perché, come dicevi tu, hanno magari una cilindrata, hanno un consumatore che lo richiede, e forse altri che invece non lo richiedono. Il vostro consumatore, mi dicevi, ci sono anche consumatori, i vostri clienti, che fanno 2000 km l'anno, pochissimi, cioè l'acquisto di una supercar ha logiche anche diverse, quindi bisognerebbe tener conto. Ma vedi, questo bilancio energetico di cui parlavo prima, per una Fiat 500 elettrica dovrebbe essere attorno ai 50.000 km, cioè fino ai 50.000 km la Fiat a benzina, o anche diesel, diciamo, inquina complessivamente di meno. Per una nostra macchina invece sale a 70.000 chilometri, che non, diciamo, questo è difficile che avvenga. Ecco. Esatto. Angelo Zegna, un'ultima domanda sul Purpose Driven Company, perché Claudia e Federica l'hanno citata come una, no, delle cose più rilevanti, soprattutto per i giovani consumatori. Voi vi incarnate in questa Purpose Driven come? 100 anni fa il bisnonno Ermenegildo ebbe un sogno. Il sogno era battere gli inglesi, perché all'epoca gli inglesi creavano i tessuti più belli al mondo. Il sogno era quello, appunto, di crearli qui in Italia. E quando quel sogno divenne realtà, nacque il Made in Italy. Quindi il Made in Italy, nel nostro settore, come lo celebriamo, nacque con Ermenegildo, e quando riuscì a creare i tessuti più belli qua in Italia. La cosa interessante però fu come ci arrivò a vincere quella scommessa. Iniziò chiedendosi una domanda molto semplice, che era: come posso chiedere ai miei dipendenti di creare i tessuti con la qualità più alta se loro stessi non sanno cosa vuol dire la qualità della vita? E quindi creò quello che ancora è già attivo, che è il Centro Zegna. Aprì ospedali, orfanotrofi, scuole, aprì addirittura un impianto sciistico affinché i propri dipendenti d'inverno potessero godere della natura. E poi un giorno, in questo paesino di Trivero, parliamo di 800 metri di altitudine, e si voltò e vede questa montagna che piano piano stava disboscando. Erano i pastori del luogo che tagliano gli alberi per riscaldare le case, ma capì 100 anni fa che c'era qualcosa di strano, qualcosa di sbagliato nel maltrattare la natura così come veniva maltrattata. E quindi iniziò a piantare gli alberi. Ne piantò uno, 1.000, 50.000, 500.000 di piante nell'arco della sua vita. Poi si chiese un'altra domanda, perché lo fece pensando al futuro, pensando alle generazioni future, non al presente. Si chiese: come posso evitare che i pastori domani o gli imprenditori domani facciano lo stesso, maltrattino la natura? E quindi iniziò a comprare queste terre. Oggi l'Osi Zegna, che è il progetto di cui sto parlando, è un'area di 100 km quadrati. Che dovete assolutamente visitare, è visitabile, se non l'avete ancora fatto. È vicino ed è 1.5 ore da Milano. Sono 100 km quadrati di terra privata, ma aperta al pubblico, che la famiglia sta proteggendo, perché è un ecosistema molto delicato, perché ci sono delle specie in estinzione e addirittura delle specie che vivono solo lì nel mondo, solo in Osi Zegna. Quindi questo è un po' il lascito il core del nostro commitment a quello che si dice la social responsibility. E da lì poi siamo partiti e ci siamo chiesti come possiamo in qualche modo estendere e replicare questo commitment anche ai prodotti che facciamo. E da lì il nome di Osi Cashmere e Osi Lino,
quindi entro la fine del 24 il 100% del cashmere usato, del cashmere e del lino usato da Zegna, Osi Cashmere, Osi Lino, sarà tracciabile. Quindi sono d'accordo con Renzo Rosso che parlava dell'importanza della tracciabilità, quindi sapere esattamente ad ogni step della supply chain chi ci lavora e come vivono appunto le persone che ci lavorano. Quindi in sintesi questo è il commitment. Per voi la sostenibilità è sempre stata quasi organica, fin da quando non si parlava di sostenibilità, perché il radicamento sul territorio era talmente forte che avete sempre cercato di fare qualcosa per i vostri dipendenti, gli asili, gli ospedali, farli lavorare nel periodo post-guerra, la creazione di un'oasi. Questa è veramente la testimonianza, secondo me, più bella di come non si tratta di greenwashing, ma di qualcosa che l'azienda ha veramente sentito da sempre, la vicinanza alla comunità. E io colgo l'occasione per ringraziare Angelo e la vostra azienda che poi ha anche creato Altagamma, è stata fra i fondatori di Altagamma. Quindi anche questo è un give back, avere la sensibilità di fare qualcosa per il sistema. Sostenibilità come uno dei valori, grazie Angelo per la tua fantastica risposta. Io ho avuto l'onore di andare all'Oasi Zegna e di partecipare anche a una sessione di tree breathing, cioè fate delle cose meravigliose e molto innovative. Parliamo di sostenibilità anche con Attila Kiss, perché la raison d'être, come si dice in francese, per la vostra azienda è anche quella di permettere alle aziende e ai brand di realizzare lo scope 3. Cosa vuol dire? Che per essere sostenibili dobbiamo rendere sostenibile poi tutta la filiera. Cosa fate sul tema della sostenibilità? Noi la parola sostenibilità cerchiamo di estendere proprio che tutto il sistema possa essere sostenuto nel tempo. E quindi ci siamo rivolti, oltre alle nostre 30 aziende che fanno parte del gruppo, a quelle 1200 piccole aziende che sono la nostra filiera. Perché il nostro settore è fatto molto spesso dalle aziende che lavorano con il brand, nello sviluppo del prodotto, nell'ingegnerizzazione e industrializzazione di quel prodotto, poi nella fase produttiva anche le nostre aziende in parte producono al nostro interno, ma in parte abbiamo una filiera che non è in grado di sviluppare il prodotto, è in grado solo di lavorare sulla fase produttiva. Queste sono micro aziende, neanche piccole, sono piccolissime aziende, ne abbiamo 1200 nel nostro caso. Con queste 1200 aziende noi ci siamo preso l'incarico di aiutarli nel seguire quello che è il progetto di sostenibilità dei nostri brand per i quali lavoriamo. I nostri brand hanno bisogno di tracciare da dove partiamo, dare degli obiettivi, cosa possiamo migliorare nella sostenibilità della filiera che noi rappresentiamo, ma bisogna saperla misurare, quindi bisogna cominciare a partire dire raccogliamo i dati. La raccolta dei dati è una parte molto dolorosa del processo di sostenibilità, perché raccogliere i dati, che sono delle schede infinite di informazioni, quando arriva da un piccolo artigiano, questo diventa estremamente doloroso, perché l'artigiano sa fare benissimo il suo lavoro, ma non sa compilare le schede, fa fatica ad affrontare questo argomento. Di solito paga un consulente esterno che gli porta via una parte anche significativa del margine che si sono fatti, proprio perché è inefficiente così il sistema. Allora, quello che come aggregazione abbiamo fatto, che ci siamo accollati questo onere, siamo andati a creare una piattaforma, siamo andati a fornire a questa filiera nostra la formazione e delle finestre, diciamo, dei webinar dove li aiutiamo, li seguiamo prima come gruppettini di 30 imprenditori, poi anche in one to one, per arrivare proprio a finire, a completare tutte le informazioni che servono, che poi servono ai brand per poi darsi gli obiettivi e passarci l'obiettivo e dire ok, dove vogliamo migliorare il nostro impatto sull'ambiente, e li seguiamo la nostra filiera poi per raggiungere questi obiettivi. Quindi il fatto che abbiamo aggregato più imprese ci ha creato l'opportunità di intanto dotarci di management che le singole aziende da sole non ce l'avevano. Questo management ha progettato questo intervento che vi ho appena raccontato e ci ha anche permesso di fare delle sinergie fra le aziende che in qualche modo abbiamo potuto spendere sulla nostra filiera
e la nostra filiera a questo punto diventa molto più collaborativa. Siamo passati da una prima richiesta che abbiamo chiesto ai nostri 1200 fornitori di compilare queste schede autonomamente, un 20% circa ha risposto e l'80% non l'ha affrontato. Con questo intervento che abbiamo fatto abbiamo ribaltato, e siamo partiti 6 mesi fa con questo progetto, adesso l'80% ce la sta compilando e dobbiamo arrivare al 100%. E questa è una testimonianza di quanto sia difficile, no? In qualche modo consolidare questi risultati lungo tutta la filiera, e quanto, e qua è uno stimolo anche di riflessione per andare poi a spiegare al governo gli investimenti che le aziende fanno per cercare di, no, fare un fine tuning con la filiera. Voi lo state facendo, ma certamente ci sono molti investimenti, molto tempo e molte competenze necessarie. Grazie Attila. Ultima domanda per Alexander Bocchella. Abbiamo parlato di sostenibilità, tu hai parlato di métier d'excellence, bisogna parlare sicuramente alle famiglie, bisogna coinvolgere le scuole, bisogna fare comunicazione, bisogna parlare anche ai ragazzi, quindi andare nelle scuole. Cosa state facendo? Perché bisogna avere una comunicazione giovane per... No, certamente, per cambiare un po' la situazione, pensiamo tutti, mi sembra, che dobbiamo andare decisamente nelle scuole medie per raccontare a questi ragazzi, queste ragazze, la bellezza di questi mestieri. Noi lo facciamo, abbiamo l'Europiana che va nelle scuole a parlare della maglia, abbiamo Fendi che parla della pelletteria, quindi ogni anno abbiamo questo programma che si chiama Excellent. Abbiamo toccato quest'anno, mi sembra, 1600 studenti, per raccontare la passione di questi mestieri, l'esigenza, ma anche la felicità di essere in questi mestieri. La sfida continua di dire anche che questi mestieri non sono mestieri del passato, sono decisamente mestieri legati all'innovazione, che sono attori anche della responsabilità sociale, dell'ambiente, e quindi è decisamente importante che questi ragazzi, quando sono al tempo di scegliere un mestiere, di scegliere una scuola superiore, possono ovviamente avere come opportunità mestiere di avvocato, di ingegnere, di medico, che ne so, ma anche di conoscere il mestiere di sarto, di calzaturificio, tutti questi mestieri incredibili che sono tante opportunità. E devo dire che supportiamo anche questo progetto che avete lanciato, che è Aduta una scuola, che yes, è favoloso, veramente. Però dobbiamo arrivare a 100 scuole, esatto. Non ci siamo ancora, siamo a 40 circa. No, ma questo è importante. E come lo dicevi, importante convincere la nuova generazione, ma anche i parenti, anche i professori, perché anche loro hanno delle volte... Bisogna usare gli influencer. Sì, 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 esatto, perché hanno anche delle pregiudizi su questi mestieri. È importante di spiegare il quotidiano di questi mestieri, i percorsi incredibili che i nostri dipendenti fanno nelle nostre maison. Abbiamo un programma che si chiama I Virtuosi, da LVMH, che praticamente fa che ogni anno le nostre maison scelgono una persona che diventa un ambassatore del suo savoir-faire. Voilà, è un po' il rappresentante per i giovani di questi savoir-faire, e questo è molto importante perché loro diventano attori della comunicazione su questi mestieri, e loro sanno meglio di noi alla fine parlare di questi mestieri e trasmettere la passione che è qua dentro. Lavorare insieme, lavorare con voi, con Camera Nazionale della Moda, insomma, fare sistema anche su questo tema sarà fondamentale. Il tempo per noi è terminato, io vi ringrazio tutti, credo sia stata una conversazione molto interessante. Grazie Alexander, grazie Angelo, grazie Orazio e grazie Attila. Complimenti. Grazie. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra mattinata, e per i saluti io volevo invitare sul palco il presidente di Fondazione Alta Gamma, Matteo Lunelli, e Claudia D'Arpizio per un loro commento sulla mattinata, una battuta, una chiusura. Sono emersi tantissimi stimoli e vogliamo in una battuta, puoi sederti qui? Sì, sì, come vuoi. Qua, io mi metto qua.
E quindi, insomma, mattinata ricca di spunti. Siamo congelati. Siamo congelati perché per la sostenibilità abbiamo pensato di non alzare troppo il riscaldamento. Claudia, ci hai dato ovviamente tantissime informazioni, ma non tutte le aziende hanno la dimensione, gli investimenti, fanno parte di grandi gruppi, insomma il backbone, come si dice, della nostra economia è fatta di aziende medio-piccole. Da consulente, su questo comparto quali sono, non so, i tre suggerimenti che a un'azienda media italiana tu daresti? Ma sono gli stessi di quelli che darei a quelle grandi, tranne che sicuramente ci sono delle scelte da fare. Non si può fare tutto, bisogna priorizzare e bisogna focalizzarsi. E la prima focalizzazione è quali sono i miei consumatori, quelli a più alto valore, quelli che voglio servire, quelli per i quali sono al mondo, no? Perché queste aziende esistono per portare, come dicevo prima, questo valore aggiunto e questo valore in assoluto al consumatore. Quindi la prima cosa, non si possono vincere tutte le battaglie, scegliere le battaglie. Continuare ad investire in un momento di crisi, non fare l'errore di spingere, di ridurre il focus sulla comunicazione, sull'ingaggio con il cliente, sugli investimenti strategici come la tecnologia, come il talento, perché poi si esce da un momento di crisi più forti a qualsiasi dimensione se si è continuato a tenere la barra dritta, chiaramente facendo delle scelte. E poi in realtà la dimensione, che è uno svantaggio per molte cose, e sempre di più questo consolidamento del mercato, i grandi brand che crescono di più, i gruppi che acquisiscono e che si rafforzano, creano delle barriere all'entrata e creano degli ostacoli, però essere più piccoli dovrebbe dare la dimensione dell'agilità, della insurgency, come ci piace dire, cioè la capacità di leggere i nuovi trend, di agire velocemente e muoversi sullo zeitgeist. Quindi l'agilità di queste aziende più piccole, che poi è molto un tratto delle aziende italiane, anche di quelle più grandi, credo che sia un po' la parola chiave. Ecco, sfruttarla in ottica competitiva è molto importante. Ricordiamoci che le grandi aziende, per cambiare la direzione, devono convincere uno strato infinito di manager che bisogna girare a destra, poi a sinistra, che no, in Cina no, si va in America. Ecco, l'agilità di invece ridurre, no, questo percorso decisionale e essere sempre più vicini al consumatore. Questo è una cosa che dovete comprendere, è un fattore vincente. E poi non smettere di investire sul core, cioè la creatività e l'eccellenza. Ecco, su quello mai derogare. Un'ultima battuta, Matteo, chiudi tu la mattinata con un commento. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare ancora una volta Claudia, Claudia D'Arpizio e Federica Levato e tutto il team di Bain, così come ringraziare anche Global Blue, perché gli spunti che ho avuto oggi come imprenditore sono stati estremamente interessanti e credo che possano, come sempre, guideranno anche i ragionamenti dei nostri team nella definizione dei piani, del budget dell'anno prossimo e anche dei piani. E ringrazio anche ovviamente tutti i nostri i partecipanti al panel, Renzo Rosso e poi il secondo panel, perché credo che ci abbiano aiutato poi a ricostruire, fra l'altro, la bellezza della varietà di alta gamma. Uno dei concetti che è stato sottolineato anche nella presentazione di Bain è la convergenza del mercato del lusso e dell'alto di gamma. Renzo prima appunto parlava poi del suo gruppo, che oggi veramente spazia dal vino alla moda all'ospitalità. Ecco, questo trend è un trend contemporaneo e rende alta gamma sempre più contemporanea, perché appunto i clienti sono i medesimi, spesso la spesa discrezionale, come citavi, si sposta da un settore all'altro, i manager, ne abbiamo tantissimi qui in sala, spesso si spostano più facilmente nell'alto di gamma da un settore all'altro, piuttosto che non dall'alto di gamma al mass market in un determinato settore. Quindi le competenze
che servono all'alto di gamma sono molto specifiche. E questo credo che sia rafforzi insomma la mia convinzione che la Fondazione può avere un ruolo importante anche per sostenere, per aiutare questo comparto, visto che la mission di Fondazione Alta Gamma è di sostenere la crescita e la competitività del settore e allo stesso tempo e dell'industria culturale creativa italiana e allo stesso tempo dare anche un contributo al Paese. Perché vogliamo dare un contributo al Paese? Perché bisogna essere convinti nel dire che poi questa industria, che ha comunque una prospettiva positiva per il futuro, può essere una locomotiva per l'economia del Paese. Ne parlavo prima con Carlo Capasa, che ha negli ultimi giorni anche richiamato molto forte anche il governo a un'attenzione verso il settore della moda, ma che è anche vicepresidente di Alta Gamma. Poi questo, pensando ad esempio alla moda, lui mi citava questo dato in cui alla fine il 24% del fatturato ritorna allo Stato del fatturato di questo settore ritorna allo Stato come imposte. Quindi non è un settore che vuole solo chiedere, l'alto di gamma chiede semplicemente di costruire insieme una politica industriale che permetta alle filiere e a questo comparto di eccellenza del Made in Italy di continuare a investire. E qui riprendo quello che diceva Claudia. Siamo in un momento in cui, sebbene il settore è resiliente, o sebbene sia resiliente, le aziende devono investire con convinzione, perché il successo dei prossimi anni dei brand italiani dipenderà da questo, dalla loro capacità di investire sull'innovazione, il digitale, abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, sono comunque un elemento disruptive su cui le aziende devono investire, devono impegnarsi, c'è il tema della sostenibilità, della formazione, ecco, su questo dobbiamo insistere. Come imprenditore credo che ci siano, come imprenditori e i manager qui presenti sono pronti a fare la loro parte e ripeto, la buona notizia è che si tratta di un settore che rappresenta una grande opportunità per il nostro paese, perché ha un trend di lungo periodo straordinario e anche oggi Claudia ci ha fatto vedere un po' alla conclusione della ricerca come questo è un mercato che nel 2030 potrà essere di dimensioni ancora più rilevanti, è un mercato che potrà riprendere un percorso e un tasso di crescita, se non erro hai citato il 7% di medio-lungo termine, che è un tasso di crescita straordinario. Quindi questa è l'opportunità, il Made in Italy e l'Italia non deve perderla assolutamente, non deve perdere l'opportunità di giocare come sempre un ruolo da protagonista in questo settore. Bravo Matteo, e io farei un applauso al presidente di Alta Gamma, quarto anno, oramai sei perfetto. No, grazie a Stefani e a tutto il team di Alta Gamma, perché questo team snello e ridotto ma molto affiatato e competente ha organizzato anche oggi tutto molto bene. L'abbiamo fatto anche Ci siamo tenuti freschi, ma questo è un... Ma credo abbiamo solo fatto nelle dimagrire, prime file. Crioterapia. Speriamo di avervi scaldato almeno con le emozioni che vi hanno regalato i nostri relatori e insomma... Buona giornata, vi aspettiamo, grazie ancora anche a tutti i partner, i soci di Alta Gamma e gli amici e i giornalisti che sono qua. Arrivederci. Grazie, arrivederci.